Io mi chiamo Giuseppe Aiello e sono in qualche modo un caso, come dire, di qualcuno che aveva da bambino fiducia nello Stato e poi l'ha persa per strada. Non è importante poi se uno si definisca anarchico oppure no, però questa componente secondo me è importante ed è importante per questa storia che si sta raccontando, nel senso che quando al momento degli avvenimenti io andavo all'asilo, di un posto molto lontano da dove queste cose succedono, abbastanza lontano perché sono di Ischia, quindi asilo di Ischia dalle suore tra l'altro, che era l'unico asilo che c'è. Quindi per me sono cose che sono molto lontane, io non ricordo neanche, se avevo 5 anni, per esempio il telegiornale o che fossero successe queste cose, però le ho incontrate chiaramente più tardi, che poi è un po' l'intento di queste interviste che state realizzando. Però me lo ricordo molto bene quando questa cosa è venuta alla mia conoscenza ed è stato anni più tardi, ma non riesco a ricordare quando, ero ancora, credo, un bambino, o proprio avrò avuto forse 11 anni, non lo so, e ricordo che era una televisione già non proprio quella strettamente democristiana degli anni 60, quindi probabilmente stiamo parlando di metà anni 70, ma non me lo ricordo, e ci fu una, già andava Dario Fo in televisione forse, riandata dopo la sua espulsione, ricordo Mistero Buffo, probabilmente stiamo parlando di quegli anni là, quindi seconda metà degli anni 70, e ricordo che a un certo punto ci fu un servizio sulla morte di Pinelli. Ovviamente parlandosi della televisione di Stato non era così drastica la versione da dire la verità, però non era neanche una versione, chiaramente stiamo parlando di tanti anni fa, quindi scavo un po' nella mia memoria. In effetti più o meno raccontava tutto sommato le cose come erano successe, non c'era già più nessuna ipotesi di colpevolezza degli anarchici, o quantomeno non veniva data come ipotesi fondamentale, e quindi io ricordo molto bene il fatto che c'era questa possibilità che nella mia vita, essendo molto 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 giovane, probabilmente appunto o all'elementare o alle prime scuole medie, che tu entravi innocente in un commissariato e uscivi morto. Ricordo molto bene questa cosa, che mi era nuova, faccio una digressione, però è una cosa che va insieme. Più o meno negli stessi anni cominciavo ad avere i racconti delle manifestazioni che c'erano a Napoli con la polizia, cosa faceva la polizia, il fatto che si schierava con i fascisti. Questi sono stati due passi importanti appunto proprio per questa cosa che dicevo prima, perché noi siamo cresciuti in quegli anni, noi crescevamo comunque con l'idea che tanta gente ancora oggi, che può esistere il poliziotto corrotto, che può esistere il magistrato che fiancheggia i mafiosi, ma tutto sommato, come ci veniva sempre detto e viene ancora detto, forse oggi un po' meno di moda, lo Stato siamo noi, no? Per me è stato molto lento, non ho avuto un'illuminazione con qualche lettura, con qualche frequentazione, per me è stato molto lento il fatto di andare a stabilire che assolutamente non è vero, lo Stato non siamo noi, tutt'altro, non abbiamo niente, nulla a che vedere, chi vuole la libertà non ha nessuno, nulla a che vedere con lo Stato. E quel passaggio lì è stato molto importante, cioè il capire che poteva accadere qualcosa che tu non avevi previsto e che c'erano delle persone che erano sicuramente responsabili e che non c'era nessuna giustizia che ti avrebbe fatto giustizia. Quello appunto è stato un passaggio per me molto,
molto importante. Poi è chiaro che nel tempo, nella propria formazione culturale, quell'evento lì ha acquisito tanti aspetti di rilevanza, sempre da lontano, sempre come cosa letta o come cosa sentita raccontata, per esempio il fatto che dai movimenti si facessero degli anni 60-70, tendenzialmente si facessero scomparire completamente gli anarchici, però dice sì, ok, scomparivano gli anarchici, però poi c'erano. Diciamo è stato un evento che è stato una scintilla di contraddizioni. Per me, da bambino cresciuto nell'idea dell'antifascismo, ma che comunque poi appunto c'era uno Stato che non era giusto, ma che era comunque quello nato dalla lotta antifascista, la liberazione, il fatto che queste fossero delle puttanate, è stato un percorso per me molto lento. E quindi non ho nulla di originale da dire e potrei anche finire, ma aggiungo una cosa che è più divertente, anche se non è un'esperienza mia diretta, però è un racconto che ho avuto pochissimi anni fa. È un'altra cosa che, nonostante poi uno diventa vecchio, però uno continua a essere sorpreso da alcune cose che ti vengono raccontate. E mi è stato raccontato da una persona che potrei anche fare il nome, ma non ha grande importanza, non ce l'ho sotto mano, non è neanche veramente un mio amico, una persona che conosco, con cui ho un rapporto molto cordiale, più grande di me. Lui viceversa aveva 18 anni al momento in cui si dava la colpa agli anarchici delle bombe, e lui mi ha raccontato della sua uscita dalla Federazione Giovanile Comunista, del Partito Comunista, che è accaduta esattamente per questo motivo. Perché erano arrivati ordini assoluti e tassativi da parte della dirigenza del Partito Comunista che esisteva una sola versione, che era: le bombe le hanno messe gli anarchici. Quindi non stiamo parlando dei fascisti, non stiamo parlando dei democristiani, stiamo parlando del Partito Comunista. E loro, appunto, mi dice un gruppo di loro, mi racconto che un gruppo di loro, questo è un racconto avvenuto appunto recentemente, dopo tanti anni da questi eventi, che un gruppo di loro, che erano dei ragazzini nella Federazione Giovanile Comunista, pieni di buona volontà, di aspettative, di amore per il popolo, stiamo parlando di, non so se già l'ho detto, stiamo parlando di Napoli, Napoli, del centro di Napoli, cominciarono a dire: no, però un attimo, questo fatto che c'è solo una versione a noi non ci sta bene, cioè a noi questa storia che le bombe le hanno messe gli anarchici non ci sta convincendo fino in fondo. E praticamente loro furono messi, non ricordo adesso precisamente se furono proprio espulsi o se furono messi di fronte a un opt-out nel quale loro o si rimangiavano quello che stavano dicendo oppure dovevano uscire dal partito. E queste sono delle cose curiose di cui uno perde memoria e che invece hanno una grossa importanza. Quindi diciamo, chiudo con questa cosa che è stata tramanda, perché nel suo percorso, di una persona, tra l'altro non si definisce anarchico, penso che sia restato tendenzialmente comunista, però nel suo distacco dal partito quell'evento fu fondamentale, perché si rese conto che l'autoritarismo non stava soltanto nello Stato, ma stava tantissimo anche in quel partito che addirittura gli vietava di avere un'opinione loro, un'opinione personale che non fosse strettamente d'aderenza a quello del partito. E con questo